Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi vi parlerò di questo, o meglio di questo, un Makey 8 mm con luminosità da 3,5, diciamo è un prodotto di fascia medio-alta, però è un buon prodotto, un fish eye per intenderci. Però prima di provarlo, prima di dirvi le specifiche e tutto, ricordate di mettere like a questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così non vi perdete nessun video. Adesso andiamo nel dettaglio. Ed eccoci qua ragazzi, allora vediamo un po' com'è la confezione e come si presenta all'interno. La confezione per adesso è ok, spessore, libretto delle istruzioni, panno per la pulizia della lente. Questo è un pratico sacchetto per il trasporto. Bene. Ecco, c'è la lente. Eccolo qua. Devo dire che per essere di fascia media, questo con 200 euro ve lo portate via, quindi è di fascia media, non è di fascia alta, ma è un ottimo prodotto, devo dire la verità. È in ferro, c'è solo questo in plastica, coprilente, classica lente fish eye, bello. Questo è un copriluce che possiamo tranquillamente, c'è un pulsante qui che vi lascia estrarre, eccolo qua, eccola qui la lente. Ha solo due e mi mette a fuoco, perfetto, perfetto. Guarda. Allora qui c'è la griglia per la messa a fuoco, ecco qua, la griglia per la messa a fuoco, e qui c'è la griglia per l'apertura del diaframma che va da 3,5 e arriva a un massimo di 22, perfetto. Vabbè, banda alle ciance, andiamola a provare sulla nostra GH5, ok? La proviamo e ci risentiamo subito. Eccola qua, montata sulla GH5. A proposito, questo ovviamente è una lente che va sulle mirrorless con attacco micro 4 terzi, eh? Vabbè, era ovvio. Comunque si presenta bene, una bella, davvero una bella ottica, maneggevole, bella. Vabbè, dobbiamo vedere come si comporta, quindi usciamo e andiamo a vedere come si comporta. Allora ragazzi, eccoci qua. Andiamola a provare e realmente scendere giù per provarla. Sono passate 2-3 ore, ha diluviato, ma sono appena le 5:30 del pomeriggio. Vi giuro, sembrano le 9 di sera, ma sono appena le 5:20, le 5:25. Vabbè, io cerco di farvi, allora, diciamo qui, allora io ho tutto il diaframma aperto, perché se lo chiudo, vedete, buio totale. Per una parte è molto meglio testarla a quest'ora, perché effettivamente di giorno tutti riescono, fammi vedere se riesco a vedere la messa a fuoco, no, davvero buio la situazione. Allora, come dicevo, qui sto solo su GH5, la stabilizzazione di GH5 è questa, non è un gimbal. Allora, diciamo che la luminosità permette di lavorare anche, beh, ovviamente per gli scatti fotografici, con un bel flash aiuta molto questo. Provo a fare qualche scatto adesso, così vediamo realmente la luminosità e la potenzialità di questa ottica. Se sentito, dicevo, molto meglio così di notte, così si calcolano effettivamente le potenzialità e la luminosità di un'ottica. Di giorno tutte le ottiche danno dei buoni risultati.
Ed eccoci giunti al termine di questo video. Spero vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia servito. Prima di lasciarci però ricordatevi di mettere un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video. Da me e il Makey è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!